buon pomeriggio. Noi adesso facciamo un momento di incontro, di scoperta dell'associazione Barabbas Clown dei Salesiani di Arese e dei clown e di quello che è stata una nostra esperienza. Abbiamo anche messo queste senz'altro immagini perché di vivere si traduce nella volontà di costruire, è una situazione un po' insieme, così, di aiutarsi e di migliorare. Principi che tanti ragazzi hanno abbracciato. Ok. Queste immagini dell'Africa non si capisce bene come mai sono collegate qui. Noi viviamo molto vicini a Arese, a 3 chilometri, c'è il centro salesiano di Arese, che è una casa particolare per i salesiani, perché è una casa che è stata imposta un po' da Montini, cardinale di Milano, poi Paolo VI, ai salesiani, perché non volevano proprio andarci nel 55, perché lì c'era il Cesare Beccaria, quello che c'è anche in piazza Filangieri a Milano, ed era una casa di rieducazione. I salesiani accolsero questa sfida di giocarsi con questi ragazzi, ce n'erano quasi 300 dentro il carcere, e Don Della Torre, il primo salesiano che entrò ad Arese, incominciò a modificare con la prima scelta, prima sera stessa, di consegnare le chiavi delle celle ai ragazzi. È qui che nasce questa storia, quindi molto vicino anche a questo luogo, ed è una storia che ha segnato anche in tantissime altre parti della congregazione la scelta di andare anche a lavorare con ragazzi di questo tipo, prettamente in una situazione di grave difficoltà. Attualmente il Centro Salesiano è una scuola che accoglie più di 700 ragazzi del territorio per la scuola professionale, ha ancora delle comunità educative, e all'interno è nata questa associazione dei Barabbas Clown, fatta dai ragazzi stessi che hanno fatto questi percorsi di incontro di una nuova fiducia per ricominciare la propria vita, e l'associazione ha fondato poi delle comunità familiari, quindi sono delle comunità anche delle famiglie che accolgono dei ragazzi in casa loro, e attraverso l'arte del clown ormai da 30 anni portiamo il sorriso in tanti luoghi, e oggi vogliamo portarlo anche a casa Don Bosco, l'abbiamo fatta già in alcuni momenti in questi mesi di Expo, e oggi vogliamo un po' raccontarvi anche questa storia a chi è interessato, questa storia che unisce il disagio, la difficoltà nello scoprire che in ogni ragazzo c'è sempre qualcosa di bello. Don Bosco diceva che i ragazzi erano la stoffa, lui poteva aiutarli a cucire un bel vestito, ma in ognuno di noi c'era qualcosa di bello. Poteva uscire il vestito della sera, poteva uscire il grembiule del lavoro, ma era sempre qualcosa di dignitoso e di importante e unico. Ecco, nell'educazione abbiamo cercato di portare i ragazzi a questa unicità nel raccontargli, nel fargli vivere l'esperienza del servizio. Impariamoci a metterci al servizio di chi è più povero di noi, e alcune difficoltà si modificheranno in automatico. Ed è stata questa un po' l'esperienza, quella inizialmente semplicemente anche nel fare uno spettacolo, nel portare un sorriso, ma poi di collegare questo a delle situazioni di questo tipo, cioè a quello che un ragazzo poteva, in forma da protagonista, fare anche lui. Perché in Ruanda, vedrete nel video che vi faccio vedere a breve, non ci siamo solo mandati dei soldi o li abbiamo visti in fotografia. In tutti questi anni i ragazzi hanno fatto l'esperienza, e anche i due ragazzi che poi vi presenteranno due gag sono stati in Ruanda per un mese e hanno vissuto l'esperienza con gli altri suoi loro amici. E allora, quando incomincia un'esperienza a diventare vita, quando si fa qualcosa non per una bella fotografia, una bella immagine, un bel progetto, ma quel progetto, quell'immagine diventa un amico, una persona, un qualcosa di vivo nella propria vita, allora tutto cambia. La forza di fare dei sacrifici, delle cose, aumenta. Perché quando tu hai condiviso con una persona qualche cosa, il niente, perché in Ruanda si condivide il niente, non ti viene voglia di dire ho scherzato. Se a quel ragazzo gli hai promesso che lo aiutavi per andare a scuola, quando torni cerchi di farlo nel tuo modo migliore che puoi farlo. Ecco, quindi questa è un po' la nostra esperienza. La vita di comunità è una vita semplice, una famiglia che è in grado di avere i propri figli naturali, ma che è in grado di aprire le porte nella modalità anche cristiana della vita e di essere capace di accogliere altri ragazzi.
non per essere loro padri o loro madri, ma per accompagnarli in un percorso di crescita. Io con la mia famiglia dal 90 ho fatto questa scelta, nella mia famiglia sono passati 63 ragazzi in questi anni, attualmente la comunità sta andando avanti, anche se purtroppo mia moglie mi ha lasciato il 19 gennaio scorso perché per un tumore abbiamo interrotto la nostra vita qui, speriamo di trovarla presto nel futuro. Io ci tengo ad andare in fretta, però ho tanti impegni qua, devo anche mantenerli. E questa esperienza ci ha regalato tanto anche nell'affrontare le difficoltà e il dolore, come è stato quello della malattia. E penso che questo seme di amore possa sempre crescere, possa diventare una cosa bella, importante, ed è proprio attraverso la storia dei ragazzi che si capisce questo. Non è attraverso tante parole, ma attraverso il vissuto, attraverso le cose belle. Io vi farei vedere adesso un breve video, perché vi racconta in breve, con le immagini, vi fa vedere anche com'è bello questo centro salesiano, che per me è uno dei più belli del mondo. Non so perché, se sì, sono ormai 30 anni che vivo lì, ma anche perché è molto verde, grande, abbiamo una pineta, abbiamo i gufi a Milano, abbiamo gli scoiattoli, cioè non sembra impossibile, però qua ad Arese c'è questo meraviglioso luogo che ha accolto tanti ragazzi e che è veramente una piccola città dei ragazzi, verde, bella, da vivere. Ecco, queste immagini vi introdurranno a quello che poi i ragazzi sapranno raccontarvi, prima di tutto col loro modo semplice di fare il clown che porta un sorriso, e poi anche con qualche loro avventura che possono raccontarsi. Loro sono il gruppo più giovane, l'ultimo gruppo che io e Angela abbiamo accolto nella comunità. Ho il vizio di non mettere gli occhiali, ma non ci vedo più. E creò Dio il cielo e la terra. E creò Dio l'uomo e la donna. Ma al settimo giorno, per riposarsi, creò Dio il clown. Il clown è un essere affascinante, venuto da lontano, originale eppure comune. Un pezzo di clown vive in ogni persona che viene al mondo con ali e cuore di bambino. Il clown dei Barabbas, generato da un parto difficile, una vita senza grandi affetti, sorride della logica del mondo dei potenti, vive in altre dimensioni, quelle della gratuità che conta più dell'egoismo, degli affetti che contano più dei soldi, del candore che conta più delle trame dei furbi, del perdono e della riconciliazione che contano più della vendetta. Barabbas Clown arriva da Barabit, no? Che vuol dire piccolo Barabba in milanese, e si diceva che ai tempi la mamma diceva al figlio: se ti comporti male ti mando dai Barabit. Sono oltre 25 anni che esistono anche i Barabbas Clown, e per noi direi che è un segno di una grande speranza. Io sono solito definire i nostri clown come piantane che, passando per vie della città, vede per terra una moneta e vede un fiore, si china e prende il fiore e lascia la moneta. È colui che vede i positivi insegni in gli altri. Non è facile il sorriso, più facile il riso, lo sghignazzo. Il sorriso nasce da dentro, da una speranza ritrovata, coltivata, nutrita nel quotidiano. Nasce dall'essere utile a qualcuno, dono per altri. E nel suo essere utile pasticcia da clown, che mantiene sempre viva la speranza di cavarsela in ogni situazione.
perché anche la scelta del clown? Perché il clown permette ai ragazzi che molte volte esprimono il disagio attraverso il corpo, permette loro di recuperare il corpo che danza, che ride, che canta, il corpo che diventa proprio il modo più bello per dire io sono contento di vivere. Il Centro Sereno di Oresi ha solo questo scopo, ridare ai ragazzi una speranza, e questo avviene attraverso il linguaggio del cuore. Avere sempre una carica anche per girare in Italia, in Europa, portare degli spettacoli, che è una grossa fatica, bisogna trovare anche il perché tu fai il clown e perché sono tutti i poveri. Da quando ho scoperto la bellezza di recitare, di fare e di incassare anche del denaro per i poveri, i ragazzi sono buttati dentro, che è così, proprio quasi come con una gioia enorme. Loro non guadagnano niente. Di tutti i soldi che raccolgono i vari spettacoli non tengono una riga. Tenete presente che sono ragazzi poveri che donano tutto ad altri ragazzi più poveri di loro. Come clowneria abbiamo fondato il gruppo Barabbas Clown Ruanda e con qualche clown dell'Italia abbiamo lavorato per un mese e mezzo per i ragazzi di Muscia e poi abbiamo concluso con una tournée di 15 giorni che ha creato tanto entusiasmo nei ragazzi. Il naso rosso è una magia, quando ti metti il naso rosso, anche se non sai parlare Kinyarwanda, si crea subito un'empatia che non serve più nulla, perché la comunicazione diventa diretta, immediata. Il clown fa esplodere l'allegria. Il linguaggio è quello di tutti, del bimbo come dell'adulto e dell'anziano. Il clown non conosce neppure i confini che l'uomo ha creato per dividere. Il mondo è la sua casa e nella sua casa gioca, si diverte e fa divertire. Thank you.
No. Psst.
tu essere. E uno, e due, e tre. Non hai capito niente. Io lo. Dove? Tu esci. E no. Va. Esci. Esci. E uno, e due, e tre. Per l'ultima volta, io, la qua. Tu esci, e no, esci, e no, ma, e uno, due, e uno, due, tre. Una piccola introduzione, una storia legata a questi ragazzi che provengono dal Centro Salesiano di Arese. Vi chiedo un attimo di tempo soltanto, chi ha voglia di ascoltarci, perché queste gag hanno proprio questa storia di, che è una storia di sorrisi e di solidarietà. Nel Centro Salesiano di Arese ci sono delle comunità, all'interno di queste comunità ci sono anche delle famiglie, comunità familiari, quindi Raul, Antonio, così come tanti altri ragazzi, hanno condiviso questa esperienza e abbiamo cercato di educarli anche attraverso la capacità di essere attenti agli altri, attraverso lo spettacolo, attraverso il clown, l'incontro come oggi con le persone, la gioia di regalare un sorriso, ma anche quello di dedicare questo sorriso ad altri ragazzi che si trovano in difficoltà, che hanno bisogno, e sentirsi protagonisti di questa avventura vuol dire trovare tanta positività dentro di sé e anche la speranza di cambiare magari una situazione di vita familiare che non sempre è andata in salita, cioè in discesa, ma è andata in salita o ha avuto delle interruzioni. Ecco, questa è la nostra esperienza, un'esperienza che ci ha portato in giro per il mondo, che in questi anni ci ha impegnato tanto in Africa, in Ruanda dopo il genocidio, e che adesso, chiamando Antonio e Raul, io vorrei che anche loro si raccontassero. Lo scopo di oggi è anche riportare questa testimonianza anche dei ragazzi. Io con la mia famiglia abbiamo accolto nei miei 25 anni di matrimonio 63 ragazzi hanno vissuto in casa mia insieme a mia famiglia, qui io ho altri 3 figli, e tra questi ci sono anche Antonio e Raul ormai da diversi anni, dal 2010, quindi siamo 5 anni che condividiamo insieme la nostra esperienza, e con loro siamo stati anche in Ruanda, abbiamo fatto tante cose belle. So che queste porte devono essere insonorizzate perché non sentono, quindi non escono. Vi ho chiamato già un 7-8 volte che potete uscire. Un applauso.
Poi se prendete un altro biglietto nelle prossime settimane, noi faremo ancora degli spettacoli qui fuori, quindi potete seguire il programma, magari venirci a vedere o invitarci, giriamo tutta l'Italia, possiamo... Chi è interessato, lì c'è un piccolo giornalino che riassume anche alcune cose ed è un po' dedicato anche a una figura educativa importante nella nostra comunità, che era mia moglie, che ci ha lasciato il gennaio scorso per un tumore che purtroppo ha interrotto un po' questa nostra vita di esperienza di famiglia. Ma almeno la famiglia va avanti lo stesso, con una presenza diversa di Angela. Ecco, adesso volevamo un momento così di incontro. L'idea è questa, quindi delle domande libere sia da parte di vostra, se vi viene qualche cosa, sia da parte nostra nel raccontarci. Io, per rompere il ghiaccio, ho già preparato due domande per loro, brevi e facili, anche se sono un po' difficili. La prima domanda che faccio ad Antonio Raul è di raccontarci, ma in maniera molto breve, che cosa è successo quando sono arrivati ad Arese la prima volta, quindi in comunità famiglia, qual è il loro primo ricordo di questa cosa e qual è la cosa bella che hanno vissuto in questi anni. E l'altra cosa che gli domando è l'esperienza del clown, che cosa gli ha dato questo fare qualcosa per gli altri. Quindi, in maniera molto breve e veloce, inizia Antonio, che è quello che è più breve di solito, se no Raul non finiamo più. Ciao, sono Antonio. Sono Antonio, ho 18 anni e niente, vivo ad Arese da 4 anni. Ho perso il conto, scusate, ma tappa il naso. Vivo ad Arese da 4 anni e niente, il primo ricordo che ho è stato quando sono arrivato in villetta, che è questa casa, cioè la nostra casa, Massimo, che mi spiegava le cose, no? E c'era, non mi ricordo, ho sta scena proprio di tipo uno che lavorava all'orto, l'Angela anche, tutti, e un po' mi sono spaventato, perché ho detto, cioè non è che mi sono spaventato nel senso brutto, però ho detto qui pieno di adulti, ciao, cioè si finisce più. E tanto che io, tra le altre cose, non volevo neanche iniziare a fare il clown, che poi l'anno stesso ci sono state le prove per un altro spettacolo, mancava uno, e Massimo, invitandomi alle prove, quando mi ha invitato, però lì mi ha detto, già che ci sei, sali sul palco e prendi il posto di lui per le prove, poi dopo troviamo un sostituto, che non si è mai trovato. Quindi adesso faccio il clown. E niente, in questi 4 anni, che sono stati veramente pieni, perché arrivavo da una storia un po' travagliata, se si può dire, e in cui non è che avevo proprio voglia di fare tante cose, anche di tirarmi fuori io come persona, sinceramente. E niente, sia il clown, sia le due figure che sono Massimo e Angela, più gli educatori che ci sono intorno, però soprattutto loro due, è stata proprio una crescita da quando sono arrivato ad oggi, che diciamo sono stati tutte e due, sia il clown che queste due figure, una crescita per me veramente grande. Cioè io penso che negli ultimi 4 anni di vita sono cresciuto tanto, e le due figure più sull'aspetto mio di sicurezza e mio come il clown e mio come, diciamo, relazione con gli altri. Cioè loro hanno fatto il lavoro di darmi la sicurezza, poi col clown cioè non avevo più quella paura di dire, oh mio Dio, salgo sul palco, poi gli altri chissà cosa pensano, poi gli altri chissà cosa dicono. Cioè sinceramente, come vedete, non è che mi interessa più di tanto, cioè non è che... E niente, il clown a me è servito un sacco, perché facevo il clown a scuola e vincevo punti sospensione, quindi ho detto, cioè se lo faccio a teatro non mi danno nessun punto sospensione, gli altri si divertono, io mi diverto, perché io mi diverto da matti, anche se ogni volta c'è sempre il pezzo prima che vado ancora in ansia dopo 4 anni, Massimo lo sa bene. E ho detto, perché no? Allora ho iniziato tutta questa mia nuova scoperta per il clown,
nonché anche per farlo con uno scopo, cioè che non è vana la questione, cioè non è che guadagniamo e va, cioè, tanto che poi avevamo chiesto anche di andare in Ruanda a vedere i ragazzi e lì è stata un'esperienza stupenda, poi anche in Costa Rica, cioè nonostante io, come dicevo anche prima Don Chiari, i poveri che danno a più poveri, una cosa che mi sbalordisco sempre è che io non avendo un soldo, comunque ho fatto Ruanda, Costa Rica, Germania, due volte in Germania, no, una volta in Germania, Colle d'Ombo, cioè abbiamo girato un sacco, Giffoni quest'estate, e comunque è vero, c'è cioè, proprio un... cioè sono tutti dei regali che a me vengono fatti, questo rendo conto. E soprattutto cioè, il clown non si ferma solo al, secondo me non si ferma solo al teatro, però è anche una cosa mia, cioè anche nell'affrontare le cose, non che prendi tutto sul ridere, però cerchi sempre quel lato positivo, comunque quella, non per forza, perché cioè, non è che in tutto c'è un lato positivo, cioè oggettivamente non è che, però hai quella figura, quelle persone che anche attraverso il clown è conosciuto meglio, che comunque ti possono risollevare, ridare qualcosa in più, delle motivazioni. E niente. Ciao, mi chiamo Raul e ho 20 anni. Il ricordo che ho della prima volta che sono entrato al centro salesiano per poi andare a vivere nella villetta è stato un ricordo al che vago, ma con magari anche certi via vai un po' più, nel senso che il mio ricordo principale è stato che io venivo da una delle tante comunità che ho fatto prima, di che era una comunità collegio per ragazzi, quindi sono solo educatori che rompono dalla mattina alla sera, arrivare a un ambiente più familiare. Stavo facendo un percorso completamente nuovo, dal essere seguito a un percorso dove ti insegnano a diventare più grande. Il primo ricordo che ho di quando sono arrivato è stato che ero arrivato al centro e c'erano Massimo e l'Angela che mi stavano aspettando, perché al secondo cancello, perché nel centro salesiano ce ne sono due, uno è aperto e poi c'è l'altro dove proprio entri nel cortile grande. Mi stavano aspettando dentro, io sono arrivato con la macchina, sono sceso e ho incontrato loro due. Quando sono arrivato io, l'Angela era appena uscita cioè non è che era uscita, però la malattia sembrava essersi già un po' calmata, quindi mi ricordo che aveva questi capelli sparati, che sembrava un girasole, proprio un girasole. Poi c'era Massimo che aveva la sua solita barba così folta che anche se sorrideva magari sembrava nascosto. E dopodiché sì, sono andato anch'io in villetta e ho iniziato a fare pian piano il percorso, mi sono inserito pian piano anche con un po' di difficoltà, perché comunque dover accettare cambiamenti, dover accettare un nuovo movimento di vita non è sempre così facile, ti devi adattare e devi far sì che anche gli altri sappiano adattare con quello che sai fare te, quindi è sempre un modo di mettere tutto quanto e saperlo mischiare e creare una continuità all'interno del gruppo della casa. E ho conosciuto i Barabbas tramite i progetti che c'erano col centro, quindi facevano i laboratori anche con i ragazzi del centro salesiano. E a me mi era interessato durante la scuola, perché a scuola nel CFP dei Salesiani si possono fare anche i corsi nei pomeriggi, ci sono il mercoledì, ti fanno fare i corsi. Io avevo scelto di fare la clownerie perché già nella casa in cui vivevo sembrava di stare al circo, nel senso che quadri dappertutto con clown, disegni bellissimi. E allora mi sono interessato e ho iniziato a fare questo percorso. Poi ho voluto approfondirlo e la sera ogni tanto, magari sono successe due o tre volte, che andavo giù con Massimo nella nostra sala prove, io insieme ad altri, eravamo in quattro, sì, o tre, adesso non mi ricordo, e ci insegnava le basi principali, gli schiaffi, magari la caduta, le basi cose per poter mettere anche in piedi banali piccoli sketch.
Da lì che poi ho iniziato a fare il primo spettacolo dopo un po' di tempo. Abbiamo fatto il primo spettacolo che era il clown di corsa, nel quale anche lui poi si è inserito, che faceva il video, l'uomo con la videocamera. Ed è stato un inizio lungo. Da lì poi si sono montati altre serie di eventi come Ruanda, il Costa Rica e altri posti. Il posto più bello che comunque ti ha colpito è stato il Ruanda, anche se gli altri sono belli uguali, Costa Rica, Germania, sono belli, però cioè, non dico, sarebbe una parolona grossa, non dico che sono fuori da quello che fai, cioè da quello che tu devi fare, però avevano, non erano sulla linea che c'entrava il Ruanda con quello che era nostro. Quindi il Ruanda l'hai vissuto un po' più, sia intensamente, ma anche perché comunque hai avuto più giorni, più momenti. E in Ruanda la cosa bella è stata come ti hanno accolto i bambini. Arrivati al villaggio avevamo questi macchinoni bianchi, era un macchinone bianco grosso, una jeep, sì, scusa, una jeepona, e c'erano i bambini che correvano e si lanciavano sul camion, cioè si buttavano, cose da suicidio, loro si buttavano per aggrapparsi, poi lì è una strada, non è sterrata, ci sono i sassi, la macchina sbalzando, i bambini cadevano e i bambini ridevano, però erano felici, ci hanno accolto benissimo, ci hanno dato quello che avevano, anche se era poco. Quando una persona poco ti dà poco, tu lo fai diventare grande, perché il gesto, anche che sei piccolo, sai che però da una persona che ti può dare solo quello, sai trasformarlo sia con la mente che col cuore in una cosa più grande. Quello che io dico sempre da 5 anni è che, oltre alla bella frase di, che io la aggiungo a quella di Don Vittorio, che dice che se il clown incontra una moneta è un fiore, raccoglie il fiore, io dico che il clown è un fiore, però il clown è un fiore appassito che lui poi rinasce per portare un sorriso nel mondo, perché quello che facciamo noi non è cambiare il mondo, noi mettiamo qualcosa in più insieme agli altri che vogliono fare qualcosa per distrarre, per portare un sorriso. Quindi noi siamo magari quel fiore appassito che ogni tanto ritorna alla luce per dare un segno in più. Grazie.